Sto così un'ora, eh? Così un'ora. Voglio vedere se è stato in live un'ora finché io sto così. Mm. <ride> Potrei intitolarla El Mona, questa live qua. E tu ogni tanto manda qualche notifica. Ciao ragazzi. Gregorio, Ario, Carlo, ciao Carlo. Ciao Carlo, ciao carissimo. Non sei di turno stasera? A parte che hai cambiato. Ciao Mauro. Mauro mi commenta sempre, però lo vedo poco effettivamente in live. Magari per gli orari che faccio io di solito. È un super follower, Mauro, vuoto. Ti ha sbagliato sera, vecchio. Eh, lo so, no, perché domani mi sa che non... Domani no. Vediamo, <ride> queste peluche di merda. Domani mi sa che non faccio la... Stasera ne faccio una breve però, veramente breve. Va va Carlo, sono qua, <ride> mezzo vivo, mezzo morto, ma sono qua. Cristian, sei tornato il tuo amico? Il mio amico è in chat. Il mio amico Moreno che non è che ha salutato tra l'altro ma non c'è bisogno, non devo salutarlo Moreno allora, quindi sono da solo Cristian spero non ti dia fastidio ciao Stefano Quirino, ciao caro Paolo Spano si sì, ero frizzato ero frizzato Saffetto Boh. Come ogni live, Mauro, come ogni live, non c'è un argomento, non c'è mai un argomento, gli argomenti me li date voi. Gli argomenti me li date voi. Ed è la cosa più bella, secondo me, perché io parto la cazzo di cane e voi mi date modo di disquisire, incazzarmi anche delle volte, perché no, perché è giusto, cazzo, cioè, nelle live bisogna incazzarsi. Mi becchi in live, eh, mio... Bene, dai, mi fa piacere. Allora, Davide. Ciao, Davide. Cazzo, mi dimentico sempre, Davide, di, di mandarti un messaggio. Ti prometto sempre di, di fare una live assieme, poi alla fine mi dimentico sempre. Mi dimentico di te, ma non lo faccio con cattiveria. Certo, devo farne anche una con Sebastian. Devo riassumare i dispersi. Siamo sentiti sti giorni con Sebastian. Quindi a breve penso che farò una live con lui. No, una live a 20 ore ovviamente, non una, una delle mie maratone, qualcosa di più easy, però visto che è un bel pezzo che non si fa vedere. Probabilmente riesco a portarlo in live adesso vediamo quando. Non so se prima o dopo, forse un po'. Ma se riesco anche prima del capitolo, dipende dai suoi impegni perché è molto impegnato. Buonasera Thomas, domanda al volo: sai per caso di un restock su qualche sito del Dwarf MTL? Mm... No. Però sicuramente se vai sul sito del Modder li trovi. Il sito del Modder, adesso io non mi ricordo come si chiami. Il sito del Modder, se Moreno lo sa gentilmente, come si chiama il sito del Modder, solo che acquisti dall'Ungheria, ok? Quindi avrai le spese di spedizione dall'Ungheria. Però là sicuramente ce li avrà liatum. È Movingiozi. <ride> Allora, ciao Salvatore, ciao Thomas, buonasera, su un tuo consiglio passato ho preso un Petri 22 Light, il tubetto, veramente un bel tubetto, è un bel tubetto il Petri, piace molto anche a me, piace molto anche a me, è un bel tubetto. Tra l'altro se sei fortunato lo trovi anche ad un cazzo di soldi. Io gli ultimi due che ho preso li ho pagati... Non mi ricordo se 25 o 30 euro, tubo che costava 100 euro, Tuo meccanico ovviamente, ragazzi, per chi non sapesse. Gianmarco, buonasera, Mauri per buonasera, Hermes, buonasera, Davide, Dio mi aiuta, buonasera, <coughs> Dario Celletti, buonasera, Carlo, sì, adesso ah, è vero, cazzo, che sei general manager, adesso vai in che stavo sempre al eh, passo aspettare <ride> ti guardi in riferita sempre sabato e domenica e eh, lo so mauro lo so lo so che tu ci sei sempre tu ci sei sempre qua salutano moreno ma non serve che lo salutate moreno eh? potete far finta di non vederlo moreno, perché anche solo salutate se scrivete qualcosa che non va bene lui vi banna comunque. <ride> Luca Travaglini, buonasera. E quindi ti guardi a live, Carlo. Grande. Pensare che siamo stati vicini tanto di quel tempo potremmo trovarsi. Eh, adesso sei in culo ed è un casino. No, Salvatore, no, no, no. Guarda, ti dico. Sono le 10.11. Se va male... Mezzanotte stacco, già cioè, proprio mi sono imposto questa cosa qua. Io massimo a mezzanotte stasera stacco, quindi dai, ci facciamo due chiacchiere così alla cazzo, tranquilla. Mi fa piacere che abbiate apprezzato l'ultima live che ho fatto con Moreno, ma effettivamente c'è. Cioè, secondo me funziona, funziona la copia Moreno Thomas. Eh, non c'è un cazzo da fare, funziona ragazzi. Funziona funziona, fa intrattenimento. Almeno per me. Allora, vediamo qua. Pasquale Lamura, buonasera, salti fossi per la longa. Ciao. Giovanni Frasconi un tubo economicissimo guarda quello che ho detto prima il Petri Light 22 di DotMod se cerchi googolando un po lo trovi a pochi soldi ed è un bel tubo meccanico costava 100 euro una volta adesso lo trovi anche a meno comunque già 100 euro un tubo meccanico è poco ok è poco ti risulta un kaifu una testina Spire <ride> assolutamente no nella maniera più assoluta spettacolari tutte queste live bellissima quella dell'altra sera con Moreno Grandi grazie grazie Quirino grazie 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 eh, ma vedo che cioè sai cosa Green. ma anche agli altri lo dico vedo che le live bene o male sono più non perché abbia bisogno dei numeri io però sono più seguite rispetto ai video normali e quant'altro sia che io parli di high end sia che io parli di puttanate sia che io parli di aromini da 5 euro vedo che le live in generale le apprezziate di più sia in diretta che in differita quindi è un format che boh, molto probabilmente farò dopo. Adesso ho una botta di video registrati eh, ragazzi sugli Aromini, quelli che sto facendo vedere adesso. Quindi li pubblicherò comunque. Novità, bene o male, per quanto riguarda l'hardware che mi interessa gran poco. Quindi, a livello di ottimizzatori, non c'è niente che sinceramente mi interessa. Ed è anche quello un po' il motivo per cui mi sono messo a parlare un po' di Aromini. Potrei fare dei video magari come quelli che facevo tanti anni fa, magari fare un po' di polemica, <ride> roba del genere. Che so che piace sempre quel tipo di format. Ma piaceva una volta. Adesso, bene o male, il pubblico, a parte qualche affezionados eh, de 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 degli inizi di questo mio percorso, ma bene o male. Non, non c'è più il grip di una volta, avete capito come? E la live effettivamente è il format che, che funziona, che continua a funzionare abbastanza decentemente sul mio canale, la live. Quindi. Ciao Nicola. Gregorio che te svapo, mi sto svapando della Custard sul Diplomat e del Lemon Tart sul Typhoon GT1, super atomizzatore Typhoon GT1 ragazzi è uno di quegli atomizzatori che non ha bisogno di hype avete capito come? non ha bisogno di essere strapubblicizzato, Typhoon in generale non solo questo Pubblicizzato, spinto nei luoghi misteriosi della piattaforma blu <ride> o in altre piattaforme e quant'altro perché i Typhoon si vendono da soli e queste sono cose che a me piacciono, non hanno bisogno di hype, non hanno bisogno di stronzate. Tu ti prendi un bel Typhoon GT1 da 100 euro e hai un atomizzatore spettacolare che funziona benissimo. Dove si svappa benissimo. <ride> non so neanche fatto il video. Cioè, io non so neanche fatto il video sta roba qua. Ne ho parlato in live una volta. Meglio Meglio che ne abbia parlato in live perché live vengono viste di più. Allora, sarebbe bello una live con Vapper Duck. Eh, 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 arriva anche quella. Gomitino. Arriva anche quella perché ho. Mi sono sentito anche con lui e dobbiamo organizzarci per fare una live un venerdì con, con Andrea. Che anche lui gli è calata la, la catarata a fare video. Però mi ha già detto che viene. Mi ha già detto che viene. Anche Sebastian mi ha già detto che viene. C'è solo da organizzare, insomma. Riesco a riesumare questi, 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 questi dispersi nel mare e li porto via me, cioè li porto, li porto ragazzi e li, li ospito stravolentieri sul mio canale, soprattutto Andrea perché Andrea cazzo eh, eh, io l'ho sempre seguito, ok lui faceva video da molto prima di me, io ho sempre seguito Andrea. Uno dei miei youtuber di Svapo preferiti. Uno dei pochi imparziali, uno dei pochi obiettivi, uno dei pochi che facciano le cose fatte bene. Sì, Andrea mi piace veramente tanto. Infatti, mi dispiace che abbia mollato la presa con i video. Andrea, number one. Number one, Andrea. Sì, dai, una con Sebastian sarebbe bella. Ormai il suo canale è in... Sì, no, infatti ha chiuso... Cioè, no, non ha chiuso. Ha smesso, roba del genere. Però magari ce lo spiegherà lui il perché. Ce lo spiegherà lui il perché. Smettete di salutare Moreno, che tanto ho detto non vi risponde. Lui sta solo aspettando che scriviate qualcosa che non va bene per bannarvi, ragazzi. <ride> Ciao Ciuccio. Ciao caro. E eh, lo sai bene, le mie live sono sempre inaspettate. Il sito si chiama Mods. Grazie, grazie Mauro. Sì, infatti bastava che mi ricordassi il nome del brand, solo che non mi ricordavo il nome del brand. Lo chiamo semplicemente Dwarf, manco me ricordavo io che era KKKKKK. Quello che ha scritto Mauro, vuoto comunque. E sicuramente l'ho trovato Almeno quando qua in Italia non c'era mai, la c'era. Quindi vai, vai. Ciò che te vuoi, siamo a distanza da una telefonata circa 30 km. Sì, tra, che tra l'altro, esatto. Io e Daniele, veramente siamo ad un tiro da sciopo come si dice qua. Per assurdo, potremmo farla anche nello stesso luogo e non in due luoghi diversi, volendo. Per assurdo, basta che scrivi su Google. Lo, 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 lo trovi. Devi pagare la spedizione se vuoi subito. 16 euro. Credo. Ecco, vedi. Sì. Avevo detto. Sì, la spedizione. Pensavo sui 20 quindi poco distante. Allora, ti sei ricomprato il Vapor M5 a me alimenta anche da chiuso ed è finito nel cassetto. Peccato. Allora, io sì, l'ho ripreso il Vapor V5, ma ci apro il liquido, a parte che non lo uso mai. L'ho preso giusto per riprendermelo perché mi ero pentito di averlo venduto, l'ho ripreso, l'ho montato sopra sul tubetto e mi piace averlo là in vetrina. Però il vaporjant, cioè, non ho mai avuto problemi con il vaporjant. Basta cotonarlo bene, Pasquale. E si alimenta con il liquido chiuso c'è qualcosa che non va. Perché, perché il Vapor è abbastanza certosino nelle lavorazioni, almeno quelli che fanno adesso non lo so, però quelli che facevano fino all'M5 roba del genere, sono abbastanza certosini nelle lavorazioni, sinceramente parlando. Tu sai ovviamente che il Vapor ha una regolazione del liquido con il filetto a filetto morto, diciamo, come il 4C di Luca Creation, che io inizialmente lo usavo sbagliato con l'atomizzatore là, il vaporgianto. Lo, lo usavo come, come l'alfa, che, che, svitando un po' il tank, non, non mi ero reso conto che c'era il giro là, il giro cieco, il filetto cieco che a forza di avvitare poi iniziava a girare a vuoto. Sì, ma è un girare a vuoto leggermente diverso. È un girare a vuoto con una tolleranza perfetta, che non si muove niente. Allora, ok. Grazie, da un'occhiata sul sito. Bomba, buonasera a Sabba, buonasera a Guglielmo, buonasera Gianluca, buonasera a Celi, buonasera Claudio, che fa anche una domanda. Oh. Ma è possibile che sono diventate introvabili la Spy Remix? Colpa tua che no, non lo so. Anche perché è un po' che non, che, non, che non dico della Spy Remix, roba del genere. Può darsi che, boh, che siano finite, devono rifarle. Non, non ho le più pallide idee, Claudio. In compenso mi sono preso questa, che ho sempre snobbato, questa box, perché mi ha sempre fatto schifo esteticamente. Però l'ho presa, ho detto, ma sì dai, la prendo giallo lucido. Questo finto, palesemente finto, ultem. E devo dire che esteticamente continua a farmi cagare, però funziona bene. <ride> Alla fine ha il circuito della, della Kira. E la Kira è una box che per me funziona molto bene. Il circuito è lo stesso. Ho sentito che a tanti gli si brucia sta box qua. Boh, vediamo. Quando e se quando mi si brucerà? Boh, sono già i due che mi hanno scritto che gli, è, gli si è bruciata. Boh, non so. Allora, Emporio al Dwarf pure scontato. Eh, no, Luca. Leggi bene, que, leggi bene che Dwarf ha Emporio Pan. A eh, DL, non ha Dorf eh, MTL, a DL, cioè quello da Polmone, Pablo. Buonasera anche a te. Allora, Christian giura sulla testa di Moreno. Che stacchi a mezzanotte. Cazzo, giuro sulla testa di Moreno. Che ora sono adesso le 22.24. A mezzanotte stacco, ragazzi, Cristian, lo giuro. Guarda. Uh, uh, uh. sta sul cazzo che non sono scomoreno, e boh, ti sta sul cazzo che devo staccare, va bene, devo staccare assolutamente a mezzanotte, allora, ma me è il diplomat quello, eh, sì, è il diplomat è quello qua, è il diplomat, ciao David, ciao caro, Buonasera, oggi mi sbappo il brown sugar di Vapor Cave, che tacchi e miele a buonissimo, buonissimo e un macerato, bene Daniele. Ciao Roby, ciao caro. William Brady, facile e veloce, 7 ore e 40 minuti, grandissimo blu. No, 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 stasera facile e veloce. Vi prego, basta, buonasera, bel nome. Tra l'altro ti ho già letto su altre live. È un bel, è un bel nickname devi tirar fuori il typhoon con il tubo è vero cazzo? È vero cazzo. prossima volta non pensate se mi ricordo, Mauri, per ritirar fuori quello che mi chiedete durante il <ride> live. <ride> allora, ciao, carissimo. Thomas, un abbraccio a te e alla cucciolona. Grazie, Dan. Grazie, grazie. Allora, Dagi, buonasera a te. Sì, le live sono super coinvolgenti, interessanti, scambiarsi le opinioni, spartite. Ah, c'è solo da imparare. Sì, ma oltre, sai, oltre ad avere pubblico durante le live, il bello è che tanta gente se le guarda in differita. Per esempio quella che ho fatto di, con Moreno, Madonna, ha fatto un sacco di visualizzazioni, ma anche quella che avevo fatto io precedentemente dove vi faccio vedere tutta la ferraglia, ma là evidentemente sapete come funziona, ragazzi. Cioè, vabbè. Magari gira anche la voce, vai a vedere la live di Bro che fa vedere un po' di ferraglia, allora sai. Buonasera ragazzi, niente, mi è tornato in mano il Kaifun 4 e mi sono reso conto del tempo che passa Zio K. Beh, Kaifun 4 è tanta roba, CS arreda. Bello, CS arreda. Ma penso sia il nome del tuo... <ride> Magari hai un'attività che si chiama CS arreda. Va bene, comunque fate pure pubblicità. qua da me, non ci sono problemi. Se si parla di arredamento, va bene. Poi se ho bisogno di qualcosa, però mi fai lo sconto. Scherzo, ovviamente. Allora, Thomas, visto che dei gusti sui cremosi siamo più o meno uguali. Salte forse per la longa, se ti capita, prova, il Bavarian Wolf di Swap Next. Tanta roba. Non mio... è che me proprio Swappo Next, non so, non mi ispira. Su alcuni fori si parla di una prossima uscita del bike a 10 sai qualcosa? No, non so assolutamente niente, so che c'è un gran chiacchiericcio, ma io finché non ho l'atomizzatore in mano, non so niente. Buonasera ragazzi, mi è tornato in mano a questa cosa, l'hai già scritta, ma evidentemente volevi essere sicura, o forse, boh, forse ti ho letto due volte. forse ti ho letto due volte. Allora, Gregorio, per i GTR GT1 ho dovuto ripetere su cloni che l'originale non l'ho trovato in nessuna parte. E eh, vedi, hai sbagliato, Gregorio, perché per esempio sul sito di The Ping Gentleman Club c'è l'originale del GT1. Basta cercare bene. Ciao. Ciao. Quindi il fatto di ripiegare sul clone è una scusa che non sta più in piedi? perché la roba c'è. <ride> allora, le polemiche stufano. Già ci sono cose negative ogni giorno. Meglio di Telegram. Ma sì, Pablo, ma sì, ovviamente. Cioè, ma pensi che io stia qua a rompermi il cazzo? A, a polemizzare. Bah. Al massimo, posso fare qualche video presa per il culo. Ma, ma non mi mettono a far poi no, allora no, no, no. una volta le facevo, ma perché c'era senso di farle, magari adesso. Pff, che senso ha fare polemiche sulle gigherette elettroniche, soprattutto su queste, cioè, ormai. Buonasera, Bad Bagai. Ciao Manat, nella rubrica dei sentiti, conti dei sinteticoni, ridarei una possibilità al first pack, rebrand, l'avevo dimenticato a maturare, e no Roby non, non ha senso perché c'è già il video di, quella, di quel liquido là, quindi non ha senso rifarlo. E mi sa che è nella stessa playlist, tra l'altro, perché quella playlist là non solo tabacco esisteva già, se tu vedi dentro lì c'è già quel video di quel liquido là, quindi non, non ha senso farlo. Thomas Bagus, ne hai avuti? Sì, avevo un fenomeno tanti anni fa, ma l'ho venduto. Eh, chissà, Carlo, chissà, chissà, chissà che ci, che, che ci cattiamo. Andrea è una persona stupenda, ero finito nel suo negozio per caso, è stato gentilissimo. Sì, che tra l'altro Andrea, anche il negozio, roba del genere, sono andato anch'io a trovarlo in negozio da lui a Mantova. Parecchio tempo fa. Parecchio tempo fa. Infatti mi riprometto sempre di andare a trovarlo e poi non, non trovo mai il momento di prenderla. non è che sei distanto, distante da casa mia perché boh ci vorrà un'ora e tre quarti, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti da, da lui. Però sai, ti devi prendere la giornata libera, andare a fare. Mi dispiace anche un po' eh, perché veramente Andrea è una persona. Anche perché ci siamo sempre sentiti abbiamo sempre avuto una certa un certo feeling ciao giuseppe forte Andrea. mi piace pure a me ci sono stato in negozio da lui allora Thomas Ho appena comprato un expro v2 lo sto aspettando spero sia come eh, le foto viste eh, spero per te è mal nato. <ride> allora si sì, sul sito del modder c'è a pezzi ecco vedi. comunque basta aspettare un po' e ci soldi torna disponibile spesso Eh no tanto spesso perché per esempio da Emporio mi dico che era da un anno che mancava. Non so su Svapodromo, di solito sono Emporio Pine e Svapodromo che lo trattano, quell'atomizzatore là. Però effettivamente, cioè, boh, eh, te lo prendi dal Modder, 16 euro di spedizione, vabbè, te lo prendi a pezzi, così a pezzi è anche figo perché così te lo compri come cazzo vuoi tu. Te lo componi come vuoi tu. Giovanni Esposito Palmieri, buonasera. È inguardabile quella box stile al serpente, anche la mix. No. Maledetto. E tu? Mi hai scritto la stessa roba su, su, su Instagram, vero? Testa di cazzo. E Dici che il serpente è serpente perché c'è sto occhio, qua, sto occhietto stupido, boh. Sono d'accordo, eh, sono d'accordo. Che forse se, se l'avessi presa di un altro colore, forse proprio non, non mi sarebbe piaciuta, però così, boh, non so, si vedono i fili. Boh. Poi l'avevo presa per fare la combo con, con un atomizzatore, con, con l'ultima roba del genere, e stasera ci ho messo questo. Però ho notato che sta male con la maggior parte degli atomizzatori, <ride> esteticamente, cioè anche col col, col Col chariot, col chariot, scusate, con il Diplomat, cioè, è un pugno sui coglioni, sta roba. <ride> è veramente un pugno sui coglioni, sta, sta roba affettata così. Cioè, non mi piace tantissimo. Però poi alla fine te la cioè, Per esempio, col Kaifun, col tank in, uh, in Ultem, uh, ho visto che sta meglio con gli atomizzatori magari un po' schiacciati ciottoni e schiacciati tipo il caiphone plast da 24 non sta malissimo perché perché ciccio cosa è successo devi dirmi cosa è successo però vecchio scusate Ah ok, che cazzo mi dispiace, mi dispiace Ciccio, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Scusate ragazzi, mi è arrivato un messaggio privato da... Allora, da qualcuno che, che sta vedendo la live. Allora, dove sono arrivato? All... Ecco qua, MTL non si trova. Eh, c'è solo DL, esatto, infatti quello che c'è nell'Emporio Upà è il DL. Anche l'altra volta ci parlava che c'era il DORV sull'Emporio Upà, ma quando l'hanno restoccato un po' di tempo fa l'hanno bruciato in giornata ed è rimasto il DL, come al solito. E rimane sempre il DL disponibile, ma l'MTL finisce subito. A me si è bruciata l'altra, caduto il liquido sui tasti ed è morta. Di questa qua dici Gianluca, cazzo, come cazzo ha fatto ad andarti il liquido qua sotto, porca troppa. Perché, se mi dici sui tasti qua ce n'è uno. Però, se ti è andato anche qua il liquido, come cazzo ha fatto ad andarti il liquido là? Siete veramente degli sbrodoloni. Eh? Siete veramente degli sbrodoloni. A me non mi si sbrodolano le box di liquido, come cazzo! Ti è caduto. Blue 2 Espro. Eh... Che ti piacciono? beh il 2.1 il 2 e eh, l'1.3. te ne dico 3 quello che mi piace di più però è il 2.1 alla fine e, e, e di conseguenza il 2 ma il 2 è uguale al 2.1 bene o male cambiano leggermente le torrette ma campana tutto uguale cambia niente Povero Moreno era nel fiore degli anni, la Kira. Eh, cos'è la Kira? Cosa, cosa volevi dire, Gianluca de della Kira? Ah, ok, la Kira ti si è bruciata. La Kira. Eh, no, io la Kira ce l'ho da botte di tempo, ma non ho mai avuto problemi. Allora, ciao Thomas, puoi dirmi qualcosa di più specifico sul Typhoon GT1, soprattutto per quale tipologia di liquido trovi più indicato? Grazie a tutti... Allora, sai che Funari, Gianfranco Funari, per me dirti con che liquidi va bene un atomizzatore è, non ha senso, ok? Perché un atomizzatore per me non, non è un atomizzatore per... Cioè, gli atomizzatori o vanno bene o vanno male. Questo è un atomizzatore che va benissimo, io lo svapo con qualsiasi liquido, tabacchi, frutta, no frutta no, non perché non vada bene con la frutta, ma perché ho degli atomizzatori dedicati da impestare con la frutta. Mi svapo tante creme qua dentro, te la giochi un po' con la rigenerazione, ma è un atom che va bene, un atom semplice, che si rigenera in maniera semplice, la ricarica è dal basso, e quindi devi svitare il tank e ricaricarlo dal basso hai due fori di entrata dell'aria parzializzabili quello più piccolo che vedi da questa parte qua c'è un grano che puoi mettere o togliere l'unico limite di questo atomizzatore qua per quanto mi riguarda è che eh, ti arriva con un solo ad pin sotto coil perché hai gli ad pin per modificare il tiro, la ghiera qua non gira, questi due fori qua sono fissi dove cazzo sono i fori? Aspetta, fatti vedere prima questi due fori qua sono fissi, puoi al massimo aprire o chiudere quello più piccolo ti arriva solo con un hard pin quindi se, se hai un tiro diverso dall'1 e 2 devi comprarti gli hard pin eh, a parte ok? se invece hai un tiro da 1 e 2 sei a posto, sei a posto io non ce l'ho, tiro da 1,2, quindi ho preso la pin da mezzo inizialmente, adesso mi sono preso anche quello da 1,8, perché io svapo aperto, svapo dall'1,5 in su, però voglio provarlo con l'1,8, col questo qua. Per il resto, aromaticamente è un atomizzatore che tende al secco, ok? però non è quel secco che taglia le note aromatiche dei liquidi ok il tiro è fluido e pulito la rigenerazione ripeto è molto semplice è impossibile non farlo andare è impossibile non farlo andare si alimenta alla perfezione il tiro è fluidissimo la fattura ragazzi è typhoon quindi, <ride> Typhoon cioè, ha insegnato agli altri come fare gli atomizzatori, fatti bene per quanto mi riguarda, non che abbia inventato qualcosa. Ah, beh, oddio. Mm... Diciamo che è tra... come brand... È tra gli atomizzatori che hanno fatto strada agli altri per determinate cose però va molto bene va molto bene cioè sui 100 euro c'è poco che secondo me vale tanto questo il deck è molto la rigenerazione il deck è abbastanza obbligato ok sulla posizionamento del cotone quindi di conseguenza anche molto semplice posizionare il cotone correttamente è un bel atom è un bel atom a me piace molto a me piace veramente tanto fede lupus buonasera Gabriele Manni, eh, è la seconda batch al tipo in acciaio, allora ho comprato davvero un secondo. Sì, io, eh, allora il mio è la prima batch, anche perché a me questo qua mi è stato mandato da, dal modder, infatti è seriale 05 proprio, <coughs> mi sa che me l'ha mandato addirittura prima che uscisse. E ci ho comprato il drip tip che viene, che viene dato di default sul, sulla seconda batch, ok? anche perché il suo già nel video di tu mi faceva schifo, già l'avevo sostituito e adesso ho preso, adesso, un po' di tempo fa, quando è uscita la seconda basso, ho preso il tipo di Blackstar che hanno fatto apposta per il Diplomat. E così, così mi piace. Esteticamente. Ciao Cristian Z, ciao Stefano Capitelli, oh, scusa Cipitelli. Ho letto male. Ciao The Cure. Ciao caro L'hai di giovedì, sì, così giusto un passaggio leggero, indolore. Allora, qualche minuto in vostra compagnia, Poi preparo per la giornata di lavoro. No, bene, cristo, Ok, grazie del passaggio. Uh, fist Peak lo svappi ancora? No, no, Gabriele. No, una vita che non lo prendo. Allora, Pierluigi Sanasi, ho provato l'Apatico fatto 70-30 su X-Mesh, dolce ma fedele alla descrizione, per me è buono. Sì, per me sa tanto da zucchero, purtroppo, quello là. Cioè, se sapesse tanto da zucchero, ma anche tanto dal resto, sarebbe meglio. Illustro Motivato, buonasera, ciao caro marco Marcosone, ciao. Thomas, rifarai live con Svaprolet? No. Non credo almeno per il momento non se ne parla. Da quando mi sono trasferito a Mantova, da solo da Andrea. Anche per, anche per fare due occhi, eh, fai bene. Insomma, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Buonasera, signor Blues Vapetti, <ride> maledetto King Andy. Buonasera Francesco Grande, allora Roby eh, mi sono perso un, un tuo video strano, ma buona notizia! Così me lo gusto. Ok, se Blo rifà la live con chi ha detto, tu lo schifo. Hai detto? Scusa un attimo, Marcosone. Se Blue rifà la live con chi hai detto tu lo schifo, <ride> Allora, la box sembra un prosciutto affettato malamente. In effetti, potrebbe ricordare un prosciutto affettato malamente. Allora, buonasera, Bro. Ciao, Max Edith. Ciao, caro. Qua Marcosone ti chiede perché. Va bene, io di quelle box ne ho due, una trasparente e una gialla, ma opaca. Le uso in cantiere vanno benissimo. Ecco, ma vedi, vanno bene. Qua King Andy sta. Mi raccomando, ragazzi, non create, non create dissing in, 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 in chat. Che dopo viene fuori un casino. vi Scrivete in privato e vi date le botte. No, non datevi le botte. Litigate così. Insomma, è inutile star qua a litigare. In chat, non parli di coglioni. Allora, box squirting: <ride> perché box squirting? Ecco, è arrivato un coglione. Uncle Dog che ultimamente mi si rivela sempre nostalgico. e Devo trovare un nome da darti. A parte coglione, <ride> una definizione. Come fai tu: nostalgico. Io a parte coglione devo trovare qualcos'altro da dirti. <ride> che, che ovviamente racchiuda, è eh, che effettivamente più di, cioè, che racchiuda bene il tuo personaggio, e, e tutto quanto, quello che. che, che, che... <ride> Che sei meglio di coglione, non mi viene altro, sinceramente. Siete d'accordo con me? Siete d'accordo con me? Cioè anche il dogos Bapos rispecchia il coglione, <ride> rappresenta il coglione, Roberto Peluso, buonasera. Ciao Mario, ciao caro, ciao Mario. Allora, sto provando la ZELOS X ed è una bella box nonostante eh, il prezzo, se non fosse per la gestione della batteria. Ma sì, ma la ZELOS va bene, la gestione della batteria fa un po' cagare, effettivamente, fa un po' cagare. No, è una cosa strana la ZELOS X, che parte e dopo un po' che svappi, la ritrovi al 50%, ma dopo va avanti. Mi sono accorto un po' di questa cosa. E bene o male la gestisce nella media nella media nella media allora Luigi Buono buonasera di Io... Buonasera Blue, come faccio a diluire una Roma da 10 ml al 15%? Quanti ml finali devono venire fuori? Grazie in anticipo. Ti vengono fuori più o meno, una... più o meno 75 ml finali, più o meno, circa 75-80, c'è un calcolo. Vai a vedere su Google, adesso non mi ricordo, io lo faccio sempre con la calcolatrice Master qua adesso non mi ricordo. C'è un calcolo molto semplice da fare. Allora, aspettando qualche novità da Vape System, vorrei regalarmi un Fackers. Da D, da D avrai finito il messaggio da qualche altra parte, Stefano Cipitelli. Molti sette buonasera. Evolution, ciao, Thomas. Ciao a tutti, Thomas. Ti devo chiedere un consiglio per un atom da sigari tipo matafina di yeah, alta tabaccheria. Ti ringrazio, mm, vabbè Lasciando stare il discorso che per me gli atomizzatori dedicati ai liquidi non esistono, roba del genere. Ti dico, ti dico dove piacciono a me i sigarosi, tipo il matafina. Mm, boh, guarda, sui bike vanno bene. A, a caso se non ti disturba l'atomizzatore arioso, parecchio arioso a me i sigarosi piacciono molto all'interno del kaifun 5 ok? non ci comprare cioè se ti prendi un kaifun 5 non comprare quei cazzi di riduttori che hanno fatto per i ritardati okay? che non hanno capito il kaifun 5 come deve andare Ah Ok, Stefano Cipitelli, da dove iniziare con i Fakirs? Ma guarda, io ti consiglio per iniziare con i Fakirs um, il più semplice che, lo, che è lo Ion Junior. E anche secondo me quello via di mezzo tra tutti. Lo Ion Junior, ti consiglio. Perché magari l'Ida potrebbe sembrarti un po' rognoso da rigenerare. Anche il Troia potrebbe sembrarti un po' all'inizio se devi partire, insomma, e quant'altro. Io ti consiglio lo Yon Junior. Valentina, buonasera. Ciao, cara. Quirino, Thomas, visto che stai facendo questa rubrica sui sintetici, eccetera, eccetera, ti posso consigliare, E hai, se hai voglia, forse vuoi scrivere... Di provare quel, qualche rumino della Tobi, per esempio Dry inverno Marte. Eh, io ho svapato tanta roba della b Quirino, mm, tipo Dry, uh, quella roba là, li ho, già, li ho già provati. Sinceramente, ricomprarli per farci video, anche no. Grazie comunque per il consiglio. Sono tabacchi sintetici molto sensibili, lo so, lo so, lo so. Lo so. Lo so però ho trovato la pace dei sensi con altri aromi sintetici con altri tabacchi sintetici tipo quelli della cyber mi piacciono di più Allora ma il v5 lo usi ancora cosa il dripperino ma poco sono dripperini ragazzi io li uso veramente poco raramente Non perché non vada bene il cayman v5 eh, ma perché io preferisco riempirmi il, il tank e vaffanculo e via Che poi delle volte non riesco a capire il motivo di questa... Gianluca, se, se puoi gentilmente rispondimi. Non riesco a capire il motivo di queste domande <ride> cioè, non riesco a capire il, la, la Dovete, voi Mi devi motivare questa domanda. Vuoi sapere se uso ancora un determinato atomizzatore? Perché? Me lo, adesso sono le 22... Il tuo, tu l'hai scritto 8 minuti fa leggo prima o dopo mi devi motivare la tua domanda perché me lo chiedi potrebbe essere il v5 ma qualsiasi altro atomizzatore che non mi vedete in live <ride> perché me lo chiedete cosa sperate che vi dica non lo uso più perché ho detto delle cazzate sul video e sono un cazzaro oppure non lo uso più perché boh non lo so Moreno è ancora vivo? Eh, non riesce, non, 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 non ha tempo stasera, ecco, di stare là in chat. credo. Box squirty, squirty. Ah, ok, per gli sbrodoloni, Robby. Sì, è vero, è vero, è vero. Però non mi ha mai detto come cazzo fa a smerdare la box. Sì, Luigi Buono è un mito, ma è anche un coglione per me. Ma io glielo dico, cioè, lo, lo sa che glielo dico da amico, quindi lui deve prendere e mettere via anche il tubo di swoemesto non sembra male no quello sembra tutto accartocciato tutto accartocciato sicuramente andrà bene perché voglio dire swoemesto lavora bene però quell'estetica accartocciata non, non mi fa impazzire sinceramente infatti non l'ho mai preso una volta faceva dei beetubetti swoemesto allora vediamo vediamo devo a proposito di box, stasera ho risposto: la Drag X Plus con Expo 2.1 mi è tutto buono, ma la Drag eh, dà sempre problemi di erogazione del 18650, succede solo a me? Non lo so, non lo so, io la Drag non ce l'ho. Hai mai provato gli aromi eh, Madagascar del Super, ma, ma non è male. Madagascar non lo compro più, però non è male. Chiedo per un amico dripper economico: trovi uno X RDA o in alternativa? solo quello, dripperino da guanza eh, economico, solo quello ok, Tom, ho notato che quando sbapi prima eh, attivi prima di, tira, di tirare so che sono cazzi miei ma posso chiederti perché eh, ma lo faccio inconsciamente Antonio, cioè dipende cioè... è una cosa che faccio inconsciamente non c'è una motivazione Tom, sto prendendo il Cayman V5. Una cortesia, non ho mai usato un dripping. Mi spieghi le differenze, i pregi, i difetti? Allora, i pregi sono sicuramente la, la velocità di, 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 di cambio liquido, di, di rigenerazione: che non devi star là comunque a lavare tutto il tank, roba del genere. Lo apri in due pezzi, lo lavi, butti sotto l'acqua. È molto comodo, per quanto mi riguarda, che è anche. L'uso che ne faccio io di, quegli, di, quegli, di quei sistemi lì eh, per assaggiare un liquido, per esempio, no? mm, sentire com'è un liquido quando magari lo prepari e hai voglia di sentirlo. Cazzo, c'è il riperino, ci sbatti dentro un pezzettino di cotone, sei a posto, sentiamo com'è. La funzione del riper per me da guancia è quella, assaggiare i liquidi. Quindi, per quanto mi riguarda, ha solo pregi. Il difetto che ovviamente è una cosa molto soggettiva può essere quella che non hai un tank, ok? La comodità del tank che ti tiene il liquido e quant'altro, ok? Ma questo è, 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 un, è un difetto, tra virgolette. Può essere una scomodità per qualcuno, va bene. Neanche una scomodità, un limite, se vogliamo, più che scomodità difetto, roba del genere. ma per quanto riguarda invece restituzione aromatica e quant'altro è ottimo è ottimo il V5 Cambio. V5. Penso che ad oggi sia il miglior dripper da Guanza che ci sia in commercio e, e forse anche che sia mai stato fatto a livello aromatico. Poi ti dà anche una buona autonomia. Eh, per essere un dripper perché ha le vasche parecchio profonde e tu. Secondo me, due ml di mezzo di liquido ci stanno là dentro. Ciao, Luigi Manna Troy X1 arrivato. Lo sto provando con alcuni tabacchi, è molto buono. Ma è buono, Cioè, cazzo, costa 37 euro quella farina là. E per me, a livello qualità-prezzo, è imbattibile. Benché sia aromaticamente, mi piace di più il Cayman V5 di quello. Però no, c'è una differenza di prezzo abissale, perché uno costa 137 euro e, un, scusate, uno, costa 20, 37 euro e uno costa 124 euro. C'è un po' di differenza. Ovviamente differenze che si pagano a livello di fattura, cioè ovviamente il v 5 è fatto meglio, è più aromatico, mm, insomma è un'altra roba. Sotto come stai? Altra 5 ore no, no, 5 ore no, no, ho detto che stasera mezzanotte stacco ragazzi, massimo mezzanotte stacco. Allora, Dragon è un bidone di box, forse la versione professional si salva, ma resta sempre un commercialone come tanti. Sì, ma bene o male, oggigiorno le box ragazzi funzionano tutte, non è che io svapo tranquillamente questa roba qua da 30 euro. Oh, questa anche ho pagato 30 euro anche questa okay, ok pensavo non li avevi provati quelli sì ma io tob Quirino la, la, la svappavo anni 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 fa mi prendevo ancora i pronti da 10 ml della 2b. Ma tu lo ricordi, svap Experience? Sì, madonna, basta, ha chiuso, ha finito lui, ha fatto quello che doveva fare e ha chiuso e ha finito. Ma io lo sapevo. Benché i suoi... che poi è un caro ragazzo, eh? perché io ho avuto modo di confrontarmi con lui. privatamente era un caro ragazzo è, è un caro ragazzo <ride> è vivo ce cioè voglio dire è vivo vegeto anzi sta meglio di prima ma sapevo benissimo che sarebbe durato molto poco non per quello che faceva eh. ma sapevo benissimo Sapevo benissimo se dovesse tornare. Ovviamente mi fa piacere perché insomma ci stavano, ci stava anche lui in mezzo al marasma. Ok. Ciao Al Veneto, ciao Marco Tranfa. Allora, Davide, a te la era legge bene la resistenza, ma tende a. Sovrastimare rispetto ad altre box, sì, anche, anche questa, anche la mia. Adesso questa me la legge perfetta, ok? Perché ho fatto una coil da un ohm e me la legge ad un ohm. un ohm.02. però su alcuni atomizzatori me la legge più alta. Per esempio, questo qui. No, vabbè, adesso ho. No, la stessa coil. Ci sono delle coil, soprattutto se sono più alte. coil altine, magari coil da 1,49 me la legge a 1,6. Per dirti. Allora, anche a me dà lo stesso problema, per il, per il resto va benissimo, ok? Quindi il uh, discorso delle letture delle coi, ma sì, tour delle coi, va, sbattete nei coglioni, impostatevi che vi sbappate di solito con, con una coi di quel tipo, con la coi che avete fatto, sapete bene o male. Che vattaggi la, la usate di solito? Mettete la stessa roba lettura. Vabbè. Allora, eppure sono sicuro di averte visto in qualche live la Drag X Blue thomas Forse hai dimenticato di averla, non mi ricordo qual è, Max. Edit allora, mm, eh, boh, boh, perché tante volte magari, Max, prendo delle. Cineserie e dopo le vendo. Quindi potrebbe anche essere, non mi ricordo come è fatta, non mi ricordo un cazzo, quindi potrebbe essere, poi le vendo. Allora, ti ho chiesto. Oh Gianluca, cazzo, oh, vediamo. Allora, ti ho chiesto del V5 perché incuriosito dall'ATOM sono deciso se comprarlo o meno. Noto che quando un Atom ti piace particolarmente lo usi spesso. Io uso il V4. Le modifiche fatte sul nuovo mi incuriosiscono anche se eh, i 150 euro tra l'altro cioè, accessori è un po' mi rende eh, indeciso. Magari così mi frena un po' la scimmia e poi mi fido di te. Allora, eh, vedi, mh, è, è questo l'errore che fate. Cioè, perché non mi vedete la roba in mano durante le live? Non vuol dire che a me non mi piace, capisci Gianluca. Eh, per esempio, quanto tempo è che non mi vedete con, un, cioè, con il diplomat in mano? In live, e questo non vuol dire che io non lo usi. Totalità, oggi l'ho rigenerato lo sto usando. Quando hai tanti atomizzatori, anche anche il Typhoon GT1 stesso, È tanto che non mi vedete in mano durante la e stasera, ho questi. Avendo tanti atomizzatori, eh, mi piace anche cambiare, no dargli il giro, usare uno, usarne un altro e quant'altro. È bello di avere tanti atomizzatori, no? Ovviamente in live sono più comodo ad avere due tank rigenerati, avete capito? Che avere un dripper e dover stare là a drippare. Sono più comodo con due tank. Ho il mio liquido, ho i miei due atom pieni di liquidi e vado via tranquillo, svapo, senza stare là a pensare di dover ricaricare. Comunque se sei dubbioso, eh, e però hai voglia di prenderti un bel pezzo. Vale la pena. L'ho detto anche prima. Secondo me, vale la pena vale la pena prenderlo. Se hai voglia di prenderti un driperino. Poi se ti è, soprattutto se ti è piaciuto il V4, ci sta, ci sta assolutamente l'acquisto del, del V5. Se ti è piaciuto il V4. Aromaticamente già il V4 era buono. Il V5 ancora meglio per quanto mi riguarda, rimane. Cioè, oddio. Non è abissale eh, la differenza, non è abissale. Però lo trovo più comodo a livello di refill, ci sta più liquido, ok? L'aroma a mio gusto è meglio. Si parla di poca roba, eh. però è meglio. Ti potrei chiedere una cosa, ti potrei chiedere cosa? scusa, cosa pensi dell'Ares 2 da 24 perché mi è arrivato qualche giorno. l'userò Marco? Eh... Mm... È un atomizzatorino che va bene, ok, non ti aspettare chissà che cosa, eh? ok, mm? non ti aspettare chissà che cosa. Da un atomizzatore che se va male l'avrei pagato 20 euro 25. Allora, lo puoi usare con quello che vuoi, ma non è che si tiri fuori i miracoli da quell'atomizzatore là. Mm, anche se mi scrivi con cosa lo userai. Allora, un'ultima domanda su un argomento molto discusso nello svapo. Ha senso dry burn sul cavo 1? Sul cavo 1? cos'è il k1 scusa luigi buono cos'è il k1 allora sono appena arrivato ciao vecchio ciao caro ciao giampaolo ciao carissimo chi sei che stava in mezzo al marasma <ride> chi sa che stava in mezzo al marasma titlieri in mezzo al marasma allora, Quirino, visto oggi sono usciti in commercio i nuovi white extra dry next generation, sai dirci qualcosa in più? Ho letto il post della tabaccheria su Facebook, sembrano essere l'ennesimo capolavoro. Non ne ho le più pallide idee, non sapevo neanche che fossero usciti, sinceramente parlando, non so niente, ma proprio nada, nadas, nadas. <ride> Allora, con l'aereo ho avuto un casino di problemi con la lettura delle resistenze ogni volta che premo fire cambia home, passa a 08013, 08, 08, eliminata. No, io ho visto vecchio che mi legge diversa la resistenza, però poi rimane quella. Ho sentito anche a tanti che gli si è fusa la, la tazza, per esempio, perché qua sotto... È tenuta con tre viti e si erano allentate quelle viti là e gli si è infusa la box. Non, non sto ancora riscontrando problemi, ok. Però, più di qualcuno mi ha, mi ha scritto che ha avuto problemi questa box, Lo vedremo, vedremo. Tanto voglio dire, non è che la uso tanto, la uso ogni tanto. Ne ho talmente tante di box. Che... Vediamo se quando cambia. No, resta là. Poi dipende, sai. Però non sei il primo. E anche qua in chat qualcuno ha già scritto che ha avuto problemi in questa box. Però, eh, cioè, finché dura, dura. Tanto guarda, l'ho pagata 30 euro, ne un po' meno anche i 30 euro. Quindi se si brucia, ciao, vabbè, a ah, me è stato bello. <ride> Basta che non si bruci con un atomizzatore figo sopra, perché altrimenti mi girano i coglioni. Allora, Thomas, ti vorrei fare una domanda. Swappi solo i vari, eh, in vari BAT? Scusa, swappi? Forse lo vuoi chiedere a me? O anche in controllo di temperatura? No, no, solo ed esclusivamente in vari watt. Ah, chi è che mi scrive qua su Messenger? Perché ero un picco, io un quirino. <ride> Secondo te, posso aprirti? Adesso che sono. In... Andiamo, a Allora, sei anche qua? Vuoi che ti mando a fanculo in diretta? <ride> allora, buonasera, Thomas. Ascoltandoti, mi hai fatto venire voglia di un tabaccoso. Ma dai, su serio? Strano perché <ride> sto sfampando crema. Allora, mi sono attrezzato un Kentucky con una goccia di latacchia, Spolmise 1.4, eh, bene, bene, Avvocato Carmine A. Ah, Bartone, bene, bene, bene. Mi fa piacere che sbappando crema ti ho fatto venire voglia di tobacco. Allora, il Benito, io passo spesso per Albignase o Ponte San... ma non ti vedo mai. Ma devi guardare bene, devi guardare bene. Strano che tu non mi abbia visto, perché io eh, sono ovunque, capisci... Cazzo, scrivi! <ride> Cosa c'entra? Ah, oh, dio dio, il Veneto, è il Veneto, ragazzi, è il Veneto. Allora, c'è qualche Atom box nuovi che ti incuriosiscono? Un motivo, tanto per una chiacchiera? E... No, <ride> no, no. Adesso, attualmente, non c'è nessun atomizzatore che mi interessa e neanche nessuna box. Sinceramente no zero. Luigi Buono, ah, tu eri quello che mi chiedeva dei dry burn? Io il dry burn lo faccio, su catà. Prima di cambiare. Ovviamente che la coin non sia distrutta, ok? Si ha giusto un pelino, ma una volta che ho fatto il dry burn mi deve tornare nuova perfetta perché altrimenti, se rimane un pelettino grigietta che mi fa cagare, che ha buttato via tutto. parte che prima di fare il dry burn io la lavo e là mi rendo conto se vale la pena fare dry burn. Già lavandola mi deve tornare lucida, lucente e splendente, al massimo può rimanere una caccolina di incrostazione che poi vado a togliere con un dry burn. Però lo faccio, non tanti, eh Luigi. Ne faccio al massimo uno, massimo, 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 massimo due sul filo più rosso, tipo sul 26 o sul 27. Allora, va bene, grazie perché eh, tanto mi serve più che altro per lavoro o così, per sentire la Roma o lo speed di Luca ok Marco tu chiari quello del Kaiman forse, forse ok Luigi buono ti ho risposto Luigi Droballo lo farei solo con complesse apposta Sì, poi dipende ragazzi cioè se è, è fatto con cognizione di casa cioè come, come vi ho detto io che lavate il, il filo e vedete che veramente torna già pulito di suo che poi basta dargli quella quell'attivatina che la coil non diventa neanche incandescente, allora ha senso. Se dovete stare là come vedo tanti che facevano una volta per fare un dry burn, a porca troia facevano, potevano spegnere le lampadine di casa da quanto incendiavano la coil. Quelli non hanno senso, quei dry burn la butta via tutto piuttosto. Io, infatti, non attivo neanche la coil quando rigenero, cioè col filo nuovo, io non sto a fare attivazione sulla coil per vedere se va. Bruciare il filo. Allora, ciao, Thomas, e eh, rieccoti beccato in una nuova live. Ovviamente faccio il turno di notte. Bene, bello. Infatti, viti allentate, quindi viti allentate anche tu. Eh, infatti, me l'hanno fatto notare. Eh, mi ha scritto un ragazzo su. Però, guarda, io siccome ho quella trasparente, le viti le vedo e non, non mi sembrano allentate né quelle sopra e neanche quelle sotto, perché lui parlava di viti sopra e viti sotto effettivamente sia quelle sotto che quelle sopra le vedo in battuta sono tre sopra mi aiuto di stare attento alle tre viti sopra ma sono in battuta quindi boh spero ben ciao Thomas ho il deck dell'Expro 1.3 che è cotta usurata completamente cosa posso fare eh, il deck dell'expro 1.3 è cotta usurata eh, cosa vuoi fare non non fai un cazzo vecchio Devi provare a cercare se ne trovi un usato. Non fai niente purtroppo Francesco. Certo che per l'averla cotta, cazzo, lo hai rovinato di brutto, cazzo, per aver cucinato l'acciaio. Mi hai mandato il post e dopo lo guardo, Quirino, grazie. A parte che basta che vado a vederne il gruppo, però grazie lo stesso, e veneto. Se la ride, finalmente un pochino di barba. <ride> no, va bene, ma tanto la taglio, ragazzi. Vi dovete abituare a questo baffo. Thomas. Hai visto le pipe che sta vendendo Tisvapo? Stavo facendo un pensierino per la Gandalf DNA 60. Se l'ha fatta bene. Sì, sì, bene, non le vende solo lui, le vendeva anche. Le vende anche un po' di opa, roba del genere, sono belle pipe. Sono belle pipe. Poi tra l'altro col discorso che ha anche il circuito. insomma, cioè, costichiano. Io di pipa ne ho una e mi va bene quella, anche perché è comunque un prodotto che non, non mi porterei in giro. È scomodo. Le pipe sono belle ma sono scomode. E anche quella che ho non la uso mai, anche perché per usarla bene. Bisognerebbe usarla con quei drip tip lunghi 2 km e, e quel drip tip lunghi 2 km là, cazzo, si mangiano tre quarti della Roma prima di arrivarti in bocca, quindi sono belle più che più da vedere che da usare. Se usate correttamente, ok? Quindi con tutta la sua estetica, con drip tip lungo e roba del genere. Se poi ci sbatte su un atomizzatore normale sbapto in meccanico in circuitato, sei a posto, c'è cioè non ha nessuna perdita. Ok, la conosco benissimo. La tua pipa, me la facesti rivedere l'ultima live, bellissima. Eh sì. le Pippe di Viner. Ah, eh, anche Beiner, per, per, ecco, vedi lui, per esempio, eh, aveva prezzi molto più onesti di quelli che hai visto tu, peccato che non ne faccio. Non so se ne faccia ancora. Non so se ne faccia ancora perché mi sembra che lui quelle col DNA chiedeva tipo 250 euro adesso non mi ricordo. Quindi insomma prezzi un po' più abbordabili e roba fatta a mano al 100%. Allora. So, un, po', eh, mm, un po' di tempo che in tutti gli atomizzatori che posseggono mi fanno condensa nella campana del camino, soprattutto nel millennio. Consiglio. Uso 5 spieg <coughs> che da un po' di tempo. Cioè Luigi prima non te la facevano la condensa? Te la fanno ultimamente. C'è qualcosa che non va? Hai cambiato base hai cambiato diludizione dei liquidi usi più pg con oggi sono sei mesi che ho allora lei lo samba con oggi sono sei mesi che ho smesso con le sigarette svapo singolarmente grazie anche ai tuoi video ai tuoi consigli grazie mi fa questo mi fa piacere con il cotina 7 sono tabacchi ma ultimamente ho voglia di qualcosa di diverso tipo boh a te guarda, sto, sto gli ultimi video che ho fatto, sto parlando principalmente di roba che non è tabacco. Quindi, tabacchi sintetici che non sanno da tabacco organico, e poi dipende che tabacchi stai svapando tu perché magari stai svapando tabacchi sintetici pensando che siano tabacchi. Poi, vabbè, mh, ci sono dei video: creme, frutta, roba del genere. Dagli un'occhiata cioè perché c'è tanta roba che poi. Prendere. Uso liquidi 60-40 da sempre. Lei lo aspetta solo il venerdì per le sconti su un po' di opa. Guarda, mi sembra molto strano che ultimamente ti faccia sta roba eh, che prima non ti ha mai fatto. Capito come? Mi fa molto strano. Hai cambiato marca di cotone. Non lo so, non, non saprei, perché se è un problema che prima non avevi, la base è sempre quella, roba del genere, e i generi sempre nello stesso modo, mi fa molto strano che da un punto all'altro, da un momento all'altro inizi ad avere problemi di condensa. Capisci come? Qualcosa devi aver cambiato, la marca della base magari. accendi l'aria condizionata <ride> questo è il consiglio di Roby ah, evidentemente è troppo caldo <ride> ti si è scaldata la temperatura in casa e quindi hai, hai il liquido che ti si fluidifica e ti fa condensa provate il perbacco ma tu scusa sei quello di prima tu ti svaponex e sei anche quello della, della live precedente che... Lavori per Sboponext per caso? Perché se sei lo stesso anche dell'altra live che consigliava Sboponext, a questo punto lavori per Sboponext, Enzo Scaglione. Mi, mi dici per favore se lavori per Sboponext, fammi questa cortesia. Allora, ho provato a cambiare base, Nicotina, ma lo fa lo stesso, appena digerato e eh, poi inizia con, a contenza. Allora, non avendo al momento pipe, ma svapando tabacchi con il tip lungo, di sicuro il vapore ti arriva meno caldo, ma in termini di aromaticità, no. Mm, allora, oltre ad arrivare a meno caldo, arriva anche a meno aroma, Max. Io no, ce l'avevo uno di quelli lunghi, lunghi lunghi, e quello per me è inutilizzabile, va bene? Anche perché per far arrivare qualcosa avrei dovuto spingere tanto con la coil, e quindi stressare i deck, le campane, roba del genere, quindi veniva su una merda. Ne ho preso uno un pochettino più contenuto, però anche lì secondo me si mangiano una Roma quei trip di là, non c'è un cazzo da fare. Fa figo, è bello tutto quello che vuoi, ma a livello poi di, di soddisfazione vera mm, ha poco senso secondo me. No, Thomas. <ride> Eh, non entro in live da una vita. Ah ok, quindi non sei tu quello che scriveva di Svaponext l'altra volta. Allora, Pasquale ti scrive a Luigi Nigro che o è diventato compulsivo o abbassato l'anico. Sentiamo quali, quali abitudini potrebbe aver cambiato per creare tutta questa condenza. Quindi penso che siano due persone diverse, ok? Quindi siete due che lavorano per Svaponext a questo punto. <ride> Cioè, ho Osvapo next sul su, su, su mio canale che si pubblicizza. Allora, lavoro. lavoro... <ride> Davide, ma... <ride> ti ho letto adesso, ma abbiamo detto la stessa cosa. Ah, <ride> oh dio, dio. Però, eh, vedi, per esempio, Enzo Scaglione. Non mi, ha scritto, non mi ha scritto se lavora per Snaponext, ha, ha solo detto che sono due persone diverse, ma non mi ha risposto se lavora per Snaponext. Marco Di Luca, ciao. Enzo Scaglione, dimmi se lavori per Snaponext. Ovviamente sto scherzando Enzo. ci sta. A uno gli piace un liquido e lo dice, ovviamente. Però sono curioso di sapere di sapere se lavori per Xbox Next. Ciao Luca Gioacchini. Violetti tutti ragazzi, violetti tutti. Potrei dire tu chiudere in anticipo prima di mezzanotte, a meno che Enzo non mi risponda, ma Enzo non mi risponde mica. Eh sì che non serve tanto tempo. Basta scrivere sì, no? È veloce il commento, lo leggo subito. Quindi chi tazza consente. Enzo Scoglione, hai vergogna di dire che lavori faccio? suonare con Enzo, devi stare attento qua in chat, eh, Perché se non sono io qua, ti mangiano, eh. Ti mangiano qua in chat. Allora <ride> è passato dall'emisfero nord a quello sud. <ride> Salvatore Miceli no, in anticipo no. Eh, aspetta, voglio che me lo dica lui, cazzo. Allora, King Andy, to 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 togli la curiosità, ma non vai a lavoro in questo periodo che fai live a nastro? Eh, sì e no. E poi fatti i cazzi tuoi, no, King Andy, Luca Gioacchini. A proposito di Swap Connect, era buono quello col brandy, la Tacchia e Castagna. <ride> non so, non lo so. Penso di non aver mai comprato niente di Swapon X. Roccia. Buonasera Roccia Chius se la ride Oh, è sparito, è ecco quello di Next. È sparito, ragazzi. Non c'è più. <ride> Dio, buono. Come si chiamava Enzo Scaglione? Enzo Scaglione, sì, e dopo lo becco su Facebook. Dopo vado a vedere su Facebook. No, cazzo, non dovevo dirlo. Adesso mi blocca, cazzo, così non posso più vederlo. Magari vedo il suo profilo, cazzo, c'è scritto Swapo Next, cazzo. C'è la foto del profilo Swapo Next. Adesso l'ho detto in live, porca troia, non posso più sgamarlo. <ride> allora, Francesco Grande se la ride. Ciao Thomas, meglio Chariot o Arcana? Questa è una domanda molto difficile, Giuseppe Mannelli. È molto difficile. Mi piacciono tutti e due, cazzo, quegli atomizzatori là. sai che non so risponderti perché mi piacciono tutti e due e li 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 abbastanza. Non, saprei, non saprei, non saprei. Non saprei. Guarda, se lo compri. Se lo compri nel sito dei miei amici che mi hanno chiesto <ride> di dargli una mano a vendere gli arcana, ti dico che mi piace di più l'arcana. <ride> Va bene? No, a parte gli scherzi. Mi piacciono tutti e due. Mi piacciono tutti e due. Forse ultimamente, però, sto usando di più l'arcana del del ciario. aspetta perché devo aspetta che ho, ho perso un po di commenti saranno buoni questi liquidi ma sicuramente sarà cioè voglio dire è un'azienda che, 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 che va parecchio svappo next ok Solo che mi fa strano che ultimamente sono arrivati verso Enzo e poi l'altra volta se n'era un altro. Che cazzo ci devono dentro con questi Svaponext? <ride> allora, quando ti sgamano e scappi. Ma cazzo, ma io non volevo farlo scappare! Porca troia. Magari non si lavora, ma ora <ride> non è nel curriculum. Allora, di X. Aspetta, perché arriva. Aspetta, che arriva Davide. Io, Davide, che sarebbe Daniele. Che è vapor inside, ragazzi. Di Smappon avevo provato Mr. Pepper, aroma leggermente datato, ma un sintetico al pepe che hai apprezzato. Bene, 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 bene. Ma era un pepe. Era un Pepe giusto, cioè nel senso il giorno dopo ti bruciava un po' il culo o no? Perché se non ti bruciava un po' il culo il giorno dopo non era un Pepe che andava bene. Possiamo vedere tutti su Facebook, esatto, chi ha Facebook, esatto. Andate a vedere, andate a vedere se c'è. Eh, non può banarvi tutti, cazzo. Perché a me magari, lo detto in live, mi banna. Così non riesco a vedere il profilo. Andate a vedere sul profilo di Enzo se lavora per Smoponexta. Cazzo, io non volevo essere provocatore, eh, volevo essere... era una curiosità la mia. Aspetta perché Salvatore, ho già, ho già capito. Ragazzi, qualcuno sa dirmi se conosce gli aromi svaporati. <ride> qualcuno non è proprio. Ma va a cagare, Salvatore. Svapo freccia, scherzo. L'avete fatto scappare? L'abbiamo, l'abbiamo dai. Prima facciamo... Corso di colpa, l'abbiamo fatto scappare, ragazzi. Povero Enzo, ha fatto un marketing stasera allucinante. Sono andato a vedere il sito, pure di Svaponex, cioè, poveri a scherzo. Le Benzo, eccolo qua. Salvatore, grandissimo Salvatore che arriva con Le Benzo. grandissimo. Allora, ciao, eh, ciao Tom, Ciao, Dino Cosimo Calò a parte i bike, a quale atom ti piace in particolare che usi spesso? Ah, tanti. Eh, il FEV. Eh, uso molto spesso anche... Beh, questo, il Typhoon, GT1, ma uso spesso anche, anche il Diplomat, ragazzi. Uso spesso l'Espromiser 2.1. Eh? forse l'atomizzatore che uso più di tutti tra gli atomizzatori che uso più di tutti eh, uso spesso il 451 di Angry Fox spessissimo ne uso tanti ne uso tanti poi a ruota dipende magari un giorno voglio svapare col kyphun svapo il kyphun un giorno voglio svapare tanta roba Ciao Blu, sempre bello vederti. Lo so, perché sono un bell'uomo, quindi presumo che sia anche, ti capisco, <ride> Sì, ottimo. Sta notivi continuamente. Bene, 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 bene. Eh, ma ha fatto questi notivi. Basta, cioè, se era un pepe serio, doveva bruciarti anche il culo. Daniele, stiamo facendo una marchetta esagerata a Svaponext. Eh, eh, eh. Allora, buonanotte grande. Ciao Marco. Allora, Mr. Pepper si ha fatto un tank. Ha buttato nel lavandino. ecco, vedi. A Daniele è piaciuto, a Davide no. Vedete come sono diversi. Sono ottimi gli Smappones. Provoli con. <ride> Dai cazzo! Che avete già l'abbiamo fatto scappare, Enzo. Porca troia, il Chariot. Grande Atom. Solo che da ieri ho un problema. Non riesco a capire cosa succede. Le box non me lo leggono più e non capisco il perché boh e... guarda i pin guarda che sia tutto che sia tutto avvitato correttamente le torrette smontalo smontalo tutto e dopo rimontalo perché di solito magari c'è qualcosa di allentato se ti fa quel discorso là svaponex se la gioca con dream eh, non lo so perché veramente non ho mai provato niente di Swaponext. Dreamwatch sì, parecchia roba, ma Swaponext no. Allora, The Cure, pensavo all'inizio fosse la box, poi provando su Mario 3 e 4 dice che tutto c'è Catomizer, non capisci perché c'è. Ca eh, The Cure, eh, quello può essere l'unica cosa, guarda cioè, più che guardare se c'è qualcosa di allentato, io ti consiglio proprio che magari c'è il, il, il positivo mollato roba del genere, io ti consiglio proprio smontalo completamente e poi rimontalo serrando bene il tutto. Serrando bene il tutto ovviamente con un po' di maniera, insomma, senza distruggerlo. Perché secondo me il motivo è quello. C'è qualcosa di allentato. Va per inside anche nella fiera di Verone. Lavoro sei in giro a cazzeggio? E mi sa, beh, ti risponderà lui. Ma mi sa che lavora anche a, anche a Verone. Sì, l'ho smontato tutto e rimontato due volte. Mi sembra tutto ok. Cazzo, Contro... hai controllato gli isolatori? Magari c'è un isolatore rovinato. Nel dubbio tra Chariot e Arcana 22, io ho preso entrambi, già solo per un fattore estetico, anche l'occhio, è ovvio, beh, ma anch'io li ho entrambi. Quindi, anzi, del Chariot ho anche quello in titanio. Giusto così, tanto per. Allora, penso stiamo facendo il Guinness Record. Aspetta, che ho la freccia di merda davanti, non mi fa leggere. Per il numero su un detto <ride> in una live. Sì, effettivamente sì. Effettivamente sì, penso che in nessun'altra live ci sia stato tutto questo svapo Next, rispetto a, a, a tutto lo svapo Next che c'è stato stasera, ma anche l'altra due volte c'è stato un po' di svapo Next, che sia proprio perché siamo vicini al Vapitali e quindi magari no, <ride> eh? Della serie, vediamo quel coglione che, che, che in live fa dei bei numeri. Non so, eh, andiamo a scrivere un po'. <ride> che non c'è niente di male, ragazzi. Cioè, vedete, io parlo di qualsiasi roba senza nessun, nessun problema. Infatti, mi, mi fa anche un po' strano che sia andato via. C'è proprio un atteggiamento un po' da. Io parlo tranquillamente di qualsiasi cosa. E anche quando chiedo le cose, le chiedo proprio tranquillamente, non ci sarebbe stato niente di male. Anzi, se mi avesse scritto che lavora per Sbroco Onest, non <ride> ci sarebbe stato niente di male. Anzi, a me me ne frega il cazzo, allora, i nuovi Drew sono ottimi. Thomas, quello che tanta cacao è ottimo e sono scomposti, vero? tra l'altro sto sbappando stasera il, Dreamots, il Lemon Tart allora buonasera Tom, ciao Ivan buonasera di stasera Black Avenue grazie, è il su bike V8, bene agio. Enzo Scoglione è appena diventato direttore <ride> ma poveraccio, se dopo si riguarda sta live po... <ride> o magari la sta ancora guardando cazzo, e non vuole solo più commentare però... Allora sono che okay gli isolatori. Che cazzo eh non so che cazzo dirti, the cure. Non so perché ti fa sta roba, cioè. Le, 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 le possibilità le abbiamo elencate tutte. Perché ti dia cecato Atomizer, isolatori, qualcosa di fissato male. Roba del genere, basta, non ci sono altre motivazioni che mi vengono in mente adesso ragazzi aiutatemi magari vi viene in mente qualcos'altro però boh non mi viene in mente altro un cazzo La... no si sì, scomposti ok adesso vedrò io scomposti ultimamente ne uso molto pochi Dopo aver acquistato l'uniforme milk di cure pod l'uniforme che non conosco oggi è rigenerato dopo cinque anni il velocity su fracking sto godendo dopo tre anni di abbandonare cloud altro che i tank bene il mago del computer prova a, a contrarre che il Pin Sporga un fià perché il chario certe volte è al limite, se no te sbappi in T-Chip, ok, allora ti traduco perché sto maledetto scrive solo in dialetto, ti dice di controllare che il pin uh, sia sporgente, però um, non credo sia neanche quello, sai. O deve controllare l'isolatore, magari del pin del Chariot, perché se glielo fa su tante box, eh, giampaolo non credo. Gianpaolo a me non mi sembra ricordare che ti chiamavi così. Eh, è strano, è strano, è molto strano. Anche perché o male. Adesso il 99% delle box hanno il pin telescopico. Quindi anche dovesse essere che il pin è un po'. Rientrante comunque dovrebbe, dovrebbe leggerlo. Comunque, unico Unicornirca di quindi intendevi? Ok, check atomizer per la COIL che tocca la campana. Eh, ma non credo perché DeCure sa come rigenerare molti set. Non è di primo pelo. Quindi è strano, insomma. Sì, infatti, si scherza con Enzo quante volte abbiamo consigliato Robin. Sì, infatti, è che è andato via. Vabbè, ami, eh, non so cosa dire. Anche ora ci stavo mettendo mano, ma niente, non va. Che cazzo, molto strano. Non hai, non hai Facebook o Instagram, che Magari mi mandi qualche foto, vediamo, perché così sai. Magari mi mandi qualche foto, vediamo, che non abbia qualche problema. Provare a vedere se la coil tocca e il pin sporge, ma non credo, non credo, non credo, perché non, non è un novello, come dicevo prima. Non è uno che disegna da due giorni. O manca qualche isolatore, si è rotto. Sì, l'unica potrebbe essere quella, isolatore, qualche isolatore rotto o... Qualche vite spanata anche, magari. Magari hai una delle due viti delle torrette spanate. Potrebbe essere anche quello. Prova a rigenerarlo sugli altri due, sai che ha quattro viti sul deck. Prova, prova a metterci la coil sulle altre due viti, vedere se lo fa. Quindi gira la coil al contrario e la metti sulle altre due viti, se non hai già provato. Così provi anche quella. Ciao Eros. The Cure prova a fare la generazione con fili più spessi. Magari le torrette non vanno più correttamente in battuta. Sì, esatto. Cioè, eh, puoi provare quello oppure prova, le, prova gli altri due post. Prova gli altri due post. Uh, Ma non è la box o l'atom il problema? No, il problema è l'atom perché non glielo leggono uh, più box. Quindi il problema è sul lato. Infatti, non capivo, grazie. Il PIN è al suo posto, ragazzi. È tutto correttamente. Stringi la vita del positivo al chariot, a me non funzionava su nessuna box. Beh, ma ha detto che ha già controllato quella cosa. Ivan, è tutto corretto. Una domanda: mai provato gli aromi de Domachifis 3.0? Sì, ero. C'è qualche video anche sul mio canale, ma non li compro più. Prova anche a tagliare per bene il filo, magari un pezzettino di filo ti sfiora il bordo, ma non credo, perché come abbiamo già detto, The Cure non è uno che rigenera da poco. Per curiosità, prova a svitare il pin. <ride> prova a svitare il, il pin The Cure. Dotto alla prossima, ciao Hermes, grazie del passaggio. Buonasera Gioventù, buonasera a te Gaspare. E questa sera devi andare a letto che, che lo svapi. Provalo su un tubo meccanico, no, 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 no che affetto, maledetto. Allora, stringilo bene e vedrai che funziona, a me mi è andato fuori di testa, addirittura, cazzo, io non ho mai avuto questi problemi con questi tunizzatori. Avete le mani di merda, ragazzi, come Scherzo, ovviamente. Eh, Ivan Svappo Calabro, in che senso? Ti chiede, ti chiede, che sbapi di bello. Crema Angelo, buonasera. Pino ossidato in appoggio all'interno. ma strano che sia ossidato perché il pin è in acciaio dal E anche se fosse in ottone, ora che si ossida, è per darti un check atomizer, o anche se fosse in rame. Tu pensa che i pin degli espromiser di rame non li ho mai puliti con Sidol in vita mia? Ciao, Blu. Buonasera, ciao Franchino. Ciao bella. A volte il pin si sporca con la limatura del ferro dovuto a box vecchie o, schede, o a schegge di cacciavite fa contatto tra pin e isolatore. Del... Sì, ci può stare. Controlla che il pin sia pulito anche quello, sì, però. Ragazzi, gli isolatori sono eh, top, in ottimo stato, già controllato tutti, assicuro che non è una questione di coil e fili che toccano, campana, sicuro, ma infatti lo do anch'io io per scontato, lì c'è un problema interno. Fai quella prova, gira la coil e mettila sugli altri due posti intanto. Se si può chiedere come mai non compri più i liquidi del tabacchificio perché non mi piacciono. Magari pulire pin con scottex e pulire l'incavo dove va il cacciavite. Sì, però è sempre molto strano. Che liquidi ti stanno piacendo ultimamente? Tutto fuori che il tabacco. Allora, secondo me eh, ha quei problemi perché... Sono sbavolesco. <ride> <ride> mone, mone te sei proprio Mona a te <ride> qua in Veneto si dice Mona a uno allora udite udite faccio una domanda tecnica oh, madonna, occio perché King Andy bisogna stare all'occhio allora faccio una domanda ma le testine in meccanico si possono utilizzare? sì le puoi utilizzare le testine in meccanico L'importante è che tu uh, utili, cioè è, è l'atomizzatore che devi stare attento più che dalla testina, testina. Che l'atomizzatore tipo non sia un Nautilus prima versione che il pin a molla perché sennò va in corto immediatamente. Cioè, se l'atomizzatore ha pin è sporgente come un, un rigenerabile e non, è, e non è mobile, lo puoi, lo puoi, lo puoi usare meccanico. Allora, ma su GT1 uh, il tank ti sei ingiallito o hai cambiato... No, uh, su GT1 è il liquido che ha questo colore qua. Vedi se io piego... Ok, non si è ingiallito. È il liquido che è scuro. Io non ho già cambiato i due con i white. Boh. Sarà perché io gli atomizzatori li lavo? <ride> <ride> li lavi gli atomizzatori, mago del computer? Devi lavarli. Oppure, a meno che tu non li abbia usati con... Ah no, con gli White. È molto strano. Mi sembra strano, vecchio. Forse perché non lavi gli atomizzatori. Dimmi se lavi gli atomizzatori. C'è della serie che non li lasci là due mesi con, con il liquido e cambi solo la coil e non lavi mai un cazzo. <ride> Secondo me si tratta di ossidazione, smontare tutto e pulire, e pulire con pignoleria. Ma no, è strano ragazzi, c'è l'acciaio, è difficile che si ossidi ragazzi, porca troia. Il pin del giario è in acciaio, è difficile che si ossidi, che abbia problemi di ossidazione. Io non ho mai avuto questi problemi qua con gli atomizzatori, neanche con i pini in ottone, o i rame che vanno puliti. Provo, sto rimontando per la terza volta, vai The Cure, vai, bye. bye che ce la facciamo. Ve lo consiglio io un aromino, e non lavoro per nessuno, il Don Juan Christ Cresta Torta al Burro di Noce Pecan. Compratevi questo liquido che ci consiglia Max Edit. Comunque, chi in cresta lavora bene, quindi sicuramente sarà buono se la testina è infilata a pressione nel lato. No, eh, varrebbe spinta via dalla batteria quando arrivi al tubo. No, infatti, io ho specificato. Ho specificato. Deve esserci un pin. Come sugli atomizzatori rigenerabili, cioè a vite. Se no, no. Ma no, non è ossidato. Ok, cure, grazie. Se l'acciaio va a contatto con qualcosa di ossidato, l'acciaio si infetta e si ossida. Mm. Bisogna che gli abbia fatto un, un allagamento della Madonna e lo abbia lasciato là un mese perché si. Faccia sta roba qua. Mannette. Per far incrostare l'acciaio del pin. E poi cazzo, lo ha già smontato 20.000 volte quindi penso che abbia visto se era ossidato o meno il discorso, se si era incrostato. Don juan quella al miele è una bomba. Don Juan lavora bene, l'ho già detto. Fa buoni aromi. Se possibile, vorrei un consiglio su una bella box, un atomizzatore con attacco 510. Signore, aiutami. <ride> Come lo vuoi? Rigenerabile, non rigenerabile, da guanza, da polmone, Gaspari, dimmi qualcosa in più. Anche il Castellong è ottimo, il Castellone è il liquido supremo. Supremo, lo faccio anche il video sul Castellong, giusto perché è un liquido nuovo, <ride> no, lo metto sulla rubrichetta Castellone, ragazzi, sai, cioè, Castellone. Sì, in ultrasuoni ma strano cazzo cioè io da quando ce l'ho non ho mai cambiato un cazzo questo atomizzatore qua mai cambiato un cazzo sarà anche più di un anno che ce l'ho e lo uso anche con liquidi scuretti insomma questo lo vedi è scuro parecchio anche Thomas hai provato della linea sempre perfetto, e volevo sapere se sono... no, no. Eh, ho provato i primi due che hanno fatto anni fa, 2020, ma altra roba. Non, non ho più provato niente. Donato, non ho più provato niente. Mi godo Chariot e non ho mai avuto problemi a parte questa, mai dette micro vite del deck che anche quelle non è un problema, perché voglio dire, una volta che ti sei fatto il cassavitino come ho fatto io, perfetto, che te lo limi bene, tag, tag, non hai più problemi neanche di viti. Ciao Thomas, cosa ne pensi del Lino King Goods? No, non so neanche cosa sia Matteo, perdonami. Volevo capire la vita che diceva Ivan, quella del positivo, quale intende? Ivan, dici, 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 dici. Dai, Thomas, che mancano solo 15 minuti! Sì, ragazzi, a mezzanotte stacco eh? quindi, quindi, The Cure, dai, dai, che dobbiamo fare andare lato. Eh, chiedo scusa, non rigenerabile da guancia, Nautilus 3 e Box 06. E tu con 50 euro ti sei fatto la combo che funziona bene. Il Nautilus 3, va bene, adesso non ce l'ho qua, la 0X è questa come box, monta batterie 18650 e ti fai la combo Aspire, e Aspire anche questa, il Nautilus e Aspire e ti sei fatto la tua combo. Puoi scegliere, il Nautilus lo, lo, lo puoi prendere sia da, da 22 che da 24 e poi c'è anche il Mini che è, da, boh, che è ancora più piccolo, ma boh, io ti consiglierei eh, il 3. Quindi o quello da 22 o quello da 24. Allora, sto sbappando adesso il vanilla, il vanilla war vanilla sul chariot e danno una scheggia. Comunque, contatta il King a me ha risolto lui. Ah, ok, per via del Chariot, ma delle 206 by side del colorate che hai acquistato. E le ho ancora, e ancora Max, ne vuoi qualcuno? Ne vuoi una, ne vuoi due, ne vuoi tre? Vuoi qualcosa? Vuoi... Te la brandizzo anche se vuoi te la firmo, blow sbap, però no, che te, 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 te la firmo te la vendo a 100 euro. Non eh. pensi che ti faccia... Ciao Salvatore. Avete provato i nuovi Cup of Flavor eh, No. Non ho provato i nuovi K Flavor molti 7, mi dispiace con la nuova tecnologia dei liquidi non c'è bisogno di pulire il tank né a mano né con la velocitrice ultra La prima azienda mi dato questa tecnologia. <ride> che deficiente io che sto qua a leggerlo, anche <ride> Proprio mone <ride> Sei proprio mone però sei sì. simpatico. <ride> allora, sì, sì, credo siano quelli. Non proprio recentissimi. Come li hai trovati? Aspetta un attimo che cazzo avevi scritto, mi sono dimenticato. Mm, no. Non sono male, però come, come tabacchi trasparenti preferisco baccheria personalmente a mio gusto personale la vita è quella che trovi quando smonti la parte di sotto aderente al deck ok franchino come ha come ha cosa molti set si sì, eh, sono ottimi simili ma non uguali leggermente meno persistenti ok la vita è aderente al deck ok sì, ma infatti io prima glielo ho detto: deve smontarlo tutto completamente, compreso la FC che c'è sotto il deck. Tutto deve smontarlo, tutto, tutto, tutto completamente, anche dove non sembra si possa smontare tutto. Come mezzanotte stacco? Che novità è questa? Scusate, ma il canale Swapper, Sì, eh, sì, Ciccio, eh, purtroppo sei un clone. <ride> sì, sono un clone, vedi. Con i baffi, lo Swapper o la barba. No, stacco a mezzanotte, volevo fare una roba rapida, insomma, e indolore. Ciao Roby. Ciao caro. Ok, hai okay, capito. quello. Ok, boh. Perfetto. Ok, grazie mille. Anch'io ero orientato su, quella, su questa box, il Nautilus 3. Pensavo resistenza da 0,7. Sì, Gaspari, va bene. Va bene, resistenza da 0,7 sia quelle normali che quelle a mesh. Vanno benissimo. Vanno, vanno benissimo. Sono le migliori. Quella mesh è un po' più cremosetta rispetto a quella normale, poi vedi tu, ok? Se ti piace un vapore più cremoso o, o, o un po' più secco, però no più streco, e è da 07, sei a posto. Sei a cavallo. Vi ho letti tutti, anche ragazzi, vi ho letti tutti. Mancano 9 minuti a mezzanotte che dopo stacco Lo, ti ricordi vanilla almond milk di Liquid Moon? No, me lo ricordo mica, sto liquido qua. Non me lo ricordo proprio. Perfetto, grazie ancora e buonanotte a tutti. Gaspare, mi raccomando, spero rimarrai soddisfatto. Goditelo e non fumare vai Gaspare Thomas parte di scherzi prova il barley dell'occo rosa te lo consiglio hai nella scorsa live eh ma non vecchio c'è cioè... Ultimamente tabacchi non ho proprio coglioni di comprarne. Ci sei quasi The cure, vai, muovete. Ultimamente tabacchi non sto soppando un cazzo. Poco o niente, ogni tanto un po' di latacchia. Oppure qualche aromatizzato. Ho il Barley da farmi, quello che piace a me. E devo farmelo perché alla fine poi quando mi svapo il Barley mi piace. Allora, aspetta un attimo, dove siete? Ma tra 451 e Millennium cosa compro? Per me 451 ma proprio dritto ad occhi chiusi. Il Crispy? Sì, madonna. Buonanotte, grazie della compagnia. Mike Wolf, grazie a te del passaggio. Bene, anche Mone 451, tutta la vita. Ti sei stufato di tabacchi? Un po', donato sì. Sono stufato. sono svapato per talmente tanto tempo e, e talmente tanto che, boh, ultimamente vado. Di, dei liquidini che vedete su, sugli ultimi video che sto pubblicando. Poi i tabacchi li ho, eh. Ogni tanto me li svapo. Ogni tanto proprio se ho voglia di per rilassarmi con un bel tabacco me lo svapo ma mi faccio un tank e dopo basta hai capito e dopo magari passo un altro po' di tempo dipende però ce li ho i miei tabacchi là pronti neanche quelli sbiancati tranne la tacchia la tacchia svapo il white tranquillamente gli altri sono vecchio stile parecchia roba di hazard Aromatizzata o anche tabaccheria. Qualcosa di tabaccheria. Eh, ciao, ragazzi. No, vediamo la next <ride> cagare. Ciao Daniele, grazie. Faccio una cogliere provo se va. No, ci metti troppo. Vecchio. Sono le 54. Devi farla. Proprio, devi essere spiccio, veloce. Ti do un minuto e mezzo. Buonanotte. Grande, ciao Dagi. Ciao ciao, grazie. La linea di biscottificio di polmone perde qualcosa, la parte del burro gli hai provato? No, non li ho provati di polmone, però chi li ha provati di polmone mi ha detto che sono buoni anche da polmone. Ciao Thomas, mi consiglieresti un bel lato marioso stile baica? Che non faccia condensa? Dove si possono svappare tabacchi? Il Kaifon 5. Oppure il Feb, basta che ci compri gli alpin più larghi. di the the chiudersi in broccoli generale <ride> è tornato moreno moreno guarda vale che stacco eh? 35 minuti stacco il biscottificio credo non ti sia piaciuta no il biscottificio mi è piaciuto tanto ci ho fatto anche una live cazzo con, i, con, con mario scalise sono buonissimi ragazzi tranne quello a pistacchio che non riesco a sofferlo c'è la live comunque Io invece non riesco a smettere con E-Sig Tabaccheria e Kiwi. Ormai la mia Marlboro Elettronica ci sta, ci sta. Della Cyber Flavor ti posso consigliare, se non hai già provato il pisbacco, già provato anni fa. tabacco aromatizzato, già provato anni fa, già svappato. Ci sono, dai, muovete, The Cure. biscottificio secondo me i nuovi sono meglio da polmone ma non a 100 watt, stessi a 60, sì, perché già nascono per essere svapati di guancia. E da polmone anche a dichiarazione del produttore, sì, vanno bene, ma non amano il calore, non sono liquidi che amano il, il calore. Quindi se devi svaparli di polmone, una roba leggera, fleborino, anzi io starei anche sotto i 60, non supererei i 40 watt, personalmente. Perché proprio non sono concepiti per essere cotti, ok? Solitamente uso Bike e eh, Feb, tu sei quello che voleva l'ato Arioso, stile Bike, eh, se, usi, se usi Atom e Feb e vuoi un atomarioso Arioso, ok, fai un 5. Bike 6 e Feb 4.5. Manu Ferretti, ciao ragazzi, secondo... ciao bello, ciao caro. Sono arrivato tardissimo. Perché sono, sono in, in dirittura d'arrivo. Sto per staccare. Buonasera, Thomas Raga. Secondo te il NIF 48? Io faccio 5. <ride> Cazzo, te ne fai Perché usi il NIF 48? Per me va bene. Se per te va bene, io sono felicissimo, Manuel. A me non mi è neanche mai passato per l'anticamera nel cervello di comprarlo quel filo là. Perché io sono vecchio e svolgo con Cantal. Sempre solo Cantal. <ride> Oh, bene penso che sia la, la soluzione più soddisfacente dignitosa anche se siamo in 125 ragazzi io fra due minuti stacco lo stesso però abbiamo risolto The Cure ha risolto il Chariot funziona quindi grazie mille Ivan e, e Thomas ovviamente quindi il problema dov'era? ti ho detto che non eh, ma infatti era un brocco c'era qualcosa che non andava buonanotte a tutti ragazzi ciao Matteo Le Rose grazie del passaggio Notte Mauri si manifava solo in TC. per il Feb ti va anche a Campana Ribassà assolutamente sì per me gusti è una bomba a me piace di più anche della sua beh mi piace tantissimo infatti di tre Feb che ho due hanno la campana nuova No, non sicuro era la vita del sotto il No, si, non sicuro era la vita sotto il deck. Ok, quindi eh, c'era qualcosa di mollato. Note ragazzi. Ciao, Mone. Grazie, ragazzi, veramente bene. Sono contento. Sono contento che hai risolto. Sono contento che hai risolto. Andaveteci su Dicodes, Ho provato in vari battenti. Ci sta. notte a tutti. Ciao, Max Edit. Notte Tommy, Brocco, Brocco 59, ragazzi. Saluto il desca <ride> Ok. Ragazzi, vi ringrazio, grazie mille per questa live breve, però vabbè, avevo un'oretta così libera. Buona continuazione, buonanotte. Beh, ci ho finito l'allenamento, mi sono ancora il live. No, questa... no, sto chiudendo, vecchio. Sto chiudendo, sto chiudendo. Vi ringrazio, mi è fatto piacere vedervi numerosi anche stasera. Abbiamo toccato un picco anche di 125 persone di giovedì. È mezzanotte. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, belli! Grazie.